Questo è serio. Você nunca desistiu. Nunca se rendeu. Eu também não vou. Esse é o meu poder. Minha responsabilidade. Eu sou o Spider-Man. Togliendo l'audio. Non è bello, è molto più bello l'altro trailer in CGI che fecero. Se lo vuoi cercare, è il trailer quello là, per favore, di quello che metti, poi metti quello di... Ti ricordi quello dove combatteva tutti quanti i cattivi? Però quello era il final trailer, questo è uno spot TV, cioè è proprio... E però è sempre in CGI come sì, quell'altro. Sì, sì, sì. Però, mettilo. Allora, era Marvel Spider-Man 1 final trailer. Era tipo Peter Wake Up, una cosa del genere, mi pare. Wake up, boh. È Big Red, questo qua. Mamma mia, ragazzi, questo è uno dei trailer più belli mai fatti per il Logo Ragno. Io penso che la versione che abbiamo visto adesso con Venom che li schiaccia, li distrugge, quello è un piccolo teaser di quello che poi sarà il trailer finale, che esce una settimana prima del lancio, mi sembra, solitamente. Robby, bello mio, buonanotte. Grazie, Rob. Questo è veramente fatto proprio bene. Ah, che devo mettere il volume. Ma questo è un trailer. Madonna, che figo. Mo' ti rispondo, caga mio cazzo. Madonna. È veramente figo. Peter, it's time to get up. Madonna, questo è brividini, sì. Questo è proprio... Questo è un po' tutto. Dai, l'ha ammazzato. Mi dispiace. Oh. Vado. Questo è proprio... Chi cazzo è questo? Ma non finiva qua. Non era questo il finale del trailer, scusate. Ma che è sta roba? C'è scritto l'estensione con questo signore che non so. Ma è Alfred the Batman, ma è un crossover. Cioè, abbiamo fuso il multiverso delle live. Abbiamo fuso la live. Ma c'è Robert Pattinson. A questo trailer è veramente una di quelle cose che ma chi è? Ma chi sei? Può anche perdere, può prendere un sacco di schiaffi e robe così, però è prima Babbo o poi Natale. Ritorna. E quando ritorna, ragazzi, spacca questo... tutti. Allora, questo è veramente figo. E Venom così colossale mi fa impazzire. Cioè, guarda la differenza tra Venom e Peter. Sì, è enorme. Infatti, caga il mio cazzo da scrittore, mi dice Nico, da prendere sempre. Ma Venom è mai stato così gigantesco. L'uomo ragno non è grande manco quanto il suo braccio. Dipende, ci sono stati dei casi in cui Venom è tipo kaiju, tipo in Web of Shadows, nel videogioco, in alcuni fumetti è più grosso rispetto ad altri, negli anni 90 lo facevano sempre esponenzialmente più grosso, il Venom Ultimate era abbastanza enorme, anche quando, pure se era più magro, John Romita Jr., lo faceva appunto un po' più magro, però altissimo. Quindi ci sono stati dei casi, non so se questo è il Venom più grande, però è molto grande, è tra, insomma, top Venom più grossi di tutti, che sfondano il culo, non voglio, scusatemi, sta pure venendo mal di testa, vale, mi sa che tra poco mi dovrò alzare per prendermi la medicina. Raga, ma che è successo con Osimhen? Scusate l'off topic, me lo spiegate dopo, visto che vuole far causa al Napoli, scusate, comunque dicevi Ivan? Che è successo, Valerio? Che è il business, è così. Questo è real, Kunze, questo è real. È il nuovo, te lo mando in loop, è il nuovo spot che hanno fatto per il gioco. Non è anche ufficiale, quindi devo uscire anche ufficiale. Però sì, insomma, è figo vedere la scena, questa inquadratura dell'uomo ragno al cimitero è cinema. È tutto. Qual è? No, indietro. Ah, quella di Peter. È inquadratura della lapide e basta, quella di Peter. Bellissima. Cioè, madonna, che cinema è. È incredibile. Poi è in questo trailer più che mai si nota quanto cazzo è uguale a Tom Holland. Quanto ci pia. Cioè, allora, infatti questo non è che è uguale identico, però ha dei tratti somatici
così simili che il mio cervello lo ascrive automaticamente a Sì, topone. Cioè, quello è... assolutamente Non ho sì. mai capito chi nega questa cosa. Io continuo a dire che la cosa più strana di tutto per me è il fatto che hai zigomi, le sopracciglia. Il Io lo so mento, che vero? è Stava. basato su le labbra, raga, è basato su Ben Jordan, che è il modello che hanno utilizzato. Però Ben Jordan, indovinate a chi cazzo somiglia, insomma. E oltretutto, guarda, se vuoi, vale, c'ho la foto. Ecco, ti mando il link da Twitter. C'ho la foto che ho messo. Io ho messo vicino una faccia di Tom Holland, la prima che ho trovato dal finale di No Way Home. È uguale, manco me la sono dovuta andare a cercare più di tanto. L'ho mandata su Telegram. E ho il mal di testa. Madonna, Però gravissimo. è Cavolo. identico. No, no, gravissimo su quella cosa di Osimhen. Comunque, come faccio a mettere la faccia di Tom Holland senza pagare Tom Holland? Ben Jordan, esattamente così. Ciao Fabio, bello mio. Cioè, buonasera, proprio. Cioè, io continuo sempre a dire che non ci crederò mai al fatto che l'hanno cambiata perché funzionava meglio la motion capture. Perché è un po' troppo sospetto il fatto che questa roba è avvenuta poco dopo che la Sony si è comprata Insomniac. Guarda caso, la Sony si compra Insomniac e la sinergia tra brand colpisce fortissimo sto gioco. C'era una faccia diametralmente opposta a questa, quella di John Wozniak, che è proprio opposta. C'entra un cazzo con quella di Ben Jordan. Non serve aprire tutto il profilo. No, l'ho fatto così perché non Cioè, posso aprire Telegram. guarda, Raga, è tutta la... Guarda, se... cioè, se io ti dicessi, se ti cancellassi la memoria, ti dicessi, questo qua è un gioco tie-in di Spider-Man No Way Home. Questo qua è Spider-Man No Way Home il gioco, come c'era Spider-Man 2 il gioco che tu non hai giocato. Ti ci crederesti? Cioè, sembra effettivamente il gioco del film, come facevano ai tempi. Non sapevo che se l'erano costruiti, scusa, ora mi sento ulteriormente preso in giro, nel senso non sapevi del motivo che avevano dato, Fabio. Cioè, sì, hanno detto che i tratti di Ben Jordan funzionano meglio con quelli di Yuri Lowenthal, che è quello che l'attore che dà la voce e l'interpretazione a Peter Parker in questi giochi. Non usano proprio la sua faccia, però usano le sue movenze facciali. Io non ci credo per un cazzo, perché Comunque, appunto Sony si è comprata Insomniac e la faccia diventa questa, che è tranquillamente ascrivibile, somaticamente ascrivibile. Cioè, se io vi dicessi che quello è il fratello di Tom Holland, cioè, ci credereste, capito? sì, è Cioè, identico. direste il cazzo è uguale al fratello, è molto 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 simile. Aggiungo che Ilaria ha fatto una bella analisi perché lei dice, aspetta, l'incavazione degli occhi è diversa e lui ha tratti più affilati, ma per il resto è identico. Soprattutto questa parte qui, diciamo, fino agli occhi effettivamente. Zigomi. Zigomi, ecco, aspetta, non ci Ma riesco. guarda le sopracciglia poi, Ecco, cioè dai, regà. l'arcata sopracciglia uguale, cioè, sì, la rana, quella che si diceva che Tom Holland c'era una rana in bocca, che sto sempre Un tutto braccio. così. No, vabbè, ma pure lui ci scherzava, sta cosa, cioè è Luki, è uguale, è La identico. decisione è questa. Tu, perché Kunze, per esempio, ha detto, tornando un attimo a Venom, lui dice Venom sembra strano in alcuni frame. Aspetta, Venom non mi sembra strano su questo spot. Ok, che è un cinematic e non è in game. A me per niente, anzi, mi è sembrato proprio colossale. Cioè, avverto È molto tanto. lungo, Sì. è tipo è up sotto steroidi. Sì, è molto lungo. Cioè, i gamboni giganti. Però. Io voglio fare una petizione per smettere di dare i piedi a Venom. Sì, è vero. Possiamo smettere, per favore, di dare i piedi a Venom. Possiamo dargli di nuovo degli stivali. Era più figo. Molto più Però figo, secondo è me. figo che usa pure il potere qua, lo stesso poi di Peter, quello che Sì, allunga. Questa parte è molto figa. E qua c'è sempre il discorso del Toto Venom. Chi sarà Venom? Sarà Harry? Un po' scontato, secondo me. Sarà Kraven? Può essere, forse. Norman? Vomito. Alla sola idea, vomito che sia Norman. Non vorrei mai fosse Norman. Boh. Sarò io? Sarà Valerio? Chi lo sa? Sia me? No, è morta. Bene. Mentre l'ho detto è apparsa la lapide. Le web wings, quanto sono fighe qua? Qua sono molto Web fighe. Wings, sì, mi piace che sono
proprio hanno gli spuntoni. Ah, Io ste braccia di ragno ce le ho sulle palle, però ho visto che lanciano le ragnatele. C'è tipo una sì. combo in cui lanciano le ragnatele, quella è carina. E Jigsaw e Jameson, minchia. Sarebbe divertente. Jameson è Sì. un po' adatto, in effetti. Goblin ci deve essere. Per te, Ivan, Goblin come lo Sì. Per gestiranno? me lo tirano fuori nel prossimo gioco. Per me teaserano ancora. Già nell'altro gioco l'hanno teaserato. Hanno fatto vedere le granate della Oscorp. L'elmo della Oscorp che gli permetteva di vedere cose, ci hanno tiserato un po' di cose, ci hanno fatto vedere che la Oscorp ha la tecnologia per diventare invisibile, quindi il Globin potrebbe diventare invisibile e fare mentre è invisibile. Tu lo devi trovare, è invisibile, devi concentrarti con senso di ragno e quando con senso di ragno percepisci un dai un pugno. Hanno fatto Bellissimo. vedere la Liante anche, che era però soltanto una schematica. Insomma, hanno fatto vedere, c'erano teaserato un pochetto, però secondo me, terzo capitolo. Per me, qua, io allora, questi sono i miei pronostici che saranno erratissimi per Marvel Spider-Man. Perché Marvel Spider-Man, il primo, è stato molto, molto sorprendente per me. Quindi sono sicuro che pure qua mi sorprenderanno. Però, se devo Aspetta, aspetta. fare dei pronostici. Piccola cosetta, io il primo, Ivan ha parlato di cosa sorprendente, pensa un attimo a quello che stavi di Ivan, tienitelo perché quello che sto dicendo è in topic. Io mi hanno spoilerato tutto ciò che riguardava il colpo di Ma pure a scena me. di Doc Ock, a me me l'ha spoilerato Vabbè, ma non Insomniac. era un colpo di scena, Doc Ock, Sì, Valerio. però insomma, io non Cioè, sapevo, io... nel senso che è un colpo di scena che era nel gioco, eppure a me, se ti ricordi, avevano fatto uscire l'articolo, però non Io... è colpo di scena, non si vuol dire che diventa Doc Ock quando vedi il No, Thanos dopo sì, la però fine. io mi sono fatto la spoilerata definitiva perché mi arrivò il gioco sempre da parte di Sony Sì. e c'era praticamente un documento con tutte le cose da dire e non dire nella recensione, Sì. ovviamente parlo di cose spoiler, e il primo punto di questa cosa qua era non fate rivelazioni sulla presenza di Doc Ock come nemico principale del gioco perché è un enorme spoiler, io l'ho No, ma letto, in realtà no! guarda che ce lo fecero prima sto Sì, l'aveva spoiler. detto il doppiatore e poi stava nell'artbook. No, no, fecero uscire il video. Che cazzo era? Oppure tu non l'avevi visto, forse. Forse me lo so accollato io, te lo Io. sei spoilerato in Sì, quel modo. esatto. Perché fecero uscire il video dove analizzavano un pochetto il gioco e c'era PAM, la prima inquadratura di Doc Ock spiattellata a caso nel video, l'animaccia loro, No, non era lo ricordo. tremendo. Più Però di vabbè, Caca mio cazzo Doc Ock, dice. il dottor Octavius diventa il dottor Era la statua della Octopus. versione exclusive. Sì, ma era uscita dopo, mi sembra. Sì, Era c'era dopo. anche la L'avevano statua, è vero, la presentata come top statua. secret. L'hanno presentata Sì. come top secret. Ricordo che era oscurata. E poi non mi ricordo se è uscita. Era il tentacolo, sì. Infatti, Caca mio cazzo dice: Però se sì, hanno. insomma, Vai, vai. Prego, però prego. dicevo, se devo pronosticare qualcosa per me, in sto gioco Harry crepa, Kraven per me diventa Venom, però non ci scommetterei totalmente, e Norman diventa il Globin, perché Harry è crepato, cioè tipo comincia a sperimentare su di sé, non lo so, qualunque cosa sia. Secondo me è il terzo gioco. Terzo gioco, e magari fanno pure, non so se Peter muore nel terzo gioco, o se dipende tutto anche da come vogliono far evolvere il rapporto con Mary Jane. Perché sono sicuro che loro vogliono averci un Peter con la famiglia e tutto quanto. Perché pure Marvel Across the Spider-Verse c'era tutta questa cosa. Quindi dipende quando vogliono far schiattare Peter, se lo vogliono far schiattare anche lui. Se no, una cosa figa sarebbe fare come nella timeline di Spider-Girl, che doveva essere quella effettiva dell'universo Marvel, però diciamo un universo alternativo adesso, del fumetto Spider-Girl scritto da Ron Frenz e disegnato da... Mi sono Sì. scordato il disegnatore, che mi piace tantissimo, cazzo, però vabbè, ricordatemelo voi nella chat chi è che disegnava Spider-Girl. Che Peter aveva perso una gamba, mi pare, c'era una gamba, c'era il bastone, c'era un pizzetto che non si poteva vedere. Io il look di Peter Parker l'ho sempre detestato, c'era una striscia di capelli bianchi e il pizzetto, non riuscivo a leggerlo con la voce di Peter Parker, Peter capito? gamba di Mi legno. piaceva. No, non era José Mourinho, che disegnava, però non era neanche Valerio Berardi. O i boldi del pieno da Valerio, non sono stati neanche loro, prima che lo chiediate. Però Ron Frenz, grazie mille, Ron Frenz, sì.
Erano Ron Frenz e quell'altro non mi Ezio ricordo più. Greggio. Ed è che vabbè, loro due, insomma, e quindi magari rendono Peter impossibilitato ad essere l'uomo ragno e lasciano Miles come l'uomo ragno di New York. Non lo so, vediamo. Tenente Colombo, sì. Amo. Il vile Ezio Greggio, perché vile? Senti, Perché mai? aspetta, caga il mio cazzo dice se Kraven diventasse Venom sarebbe una citazione all'ultima caccia di Kraven dove prende il costume nero, anche se gli era senza simbionte, Sì, sì, però. e anche recentemente l'hanno fatto con Spider-Man, la storia della mia vita. Quando fanno la versione di quella storia dell'ultima caccia di Kraven, si conclude con simbionte. Tom DeFalco, prima ho detto Ron Frenz, ma mi sono scordato Tom DeFalco. Tom Senti. DeFalco era un Frenz, esatto. O come vorrebbe essere chiamato lui, il leggendario Tom DeFalco. Lui chiede di essere chiamato in questo modo. Io sono perfettamente d'accordo con lui. C'ho una Sinceramente, cosa, un dimmi. giochino tra virgolette. Allora, facciamo le percentuali secondo te di chi potrebbe essere Venom. Tanto il mistero del gioco secondo me sarà l'identità di Venom. Perché vuoi E fare le percentuali con un discalcolico? ho Io capito, non so. sì, è E magari ti dico che uno è all'80% sicuro e l'altro altro Va 80%, e quindi so 100, quant'è? 100 passa per bene, va 100. bene, Al famo il 160%, mi va benuto. Allora, secondo te, 160. sorpresa Eddie Brock, a quanto la quoteresti? Per me, guarda, hanno messo Doc Ock a sorpresa nel primo gioco, non è difficile. Gli darei un... Non lo so, per me è molto probabile, va, mettiamola a parole, molto molto Quindi probabile un 60-70%. che... Allora, per me potrebbe pure essere che Eddie Brock è nel gioco. Ciao, lui è, ci sono già degli easter egg con Eddie Brock nel primo gioco. È sorpresa nel gioco, c'ha un passato con Peter, insomma, è un collega con Mary Jane, e insomma, io al contrario, si infiltra, insomma, in queste situazioni dove non dovrebbe esserci, si trova praticamente ad avere il simbionte addosso e diventa Venom, magari ovviamente con un precedente, con un qualcosa contro Spider-Man, insomma, tutto quello che serve per andare a creare Venom, non è che il simbionte automaticamente lo trasforma in Venom. Il risentimento, insomma, queste cose qua. Però per me è probabile che ce lo infilano così a sorpresa. Ci sta, io non ci credo tanto, Ah, un però. virus vivente! Bello, no? Porco Giuda! Potrebbe essere un bel twist. E Harry Osborn invece. No, Sembra non la lo so scelta più perché è safe. È scontatissimo, non ci credo mai. scontato. I trailer ti Però portano a pensare a quello. Venom ripete la stessa frase di Harry. È la cosa più scontata. Uno direbbe 90%. Però tu c'hai questa ipotesi del twist, ok? Del colpo di scena. sì, perché mi sembra strano, non sono così scontati all'Insomnia. Ma poi che ne guadagneremmo adesso dopo che c'hanno lo shock? Quale sarebbe del vedere Harry che diventa Venom? Non ci sarebbe. Lo sai, hai avuto un'anticipazione. A meno che non Quello, sia... guarda. Potrebbero farlo se fanno come Doc Ock, che Doc Ock nel momento in cui lo vedevi lo sapevi, Sì. però la bellezza stava nel fatto che tu non volevi lo diventasse perché ti affezionavi a lui, quindi potrebbero pure farlo in questo modo, non lo so, non Questo è che diventa... è un bel punto di vista, mi piace. Perché Harry si dovrebbe mettere contro Peter? Forse perché il Ah, simbionte per prima va tutte le solite sì. motivazioni che ci possono essere, si sente tradito, c'ha un segreto, sta contro il padre, tutte le cose che, insomma, classiche di dramma. Perché poi il trucco, ragazzi, ragazze, follettini e follettine, persone in generale, è con l'Uomo Ragno rendersi conto che non è una storia di supereroi, è una soap opera. L'Uomo Ragno è tempesta d'amore con i superpoteri. Quindi, quando pensate a tutti gli intrighi, i tradimenti, il professore che si innamora di Gwen Stacy, poi lei muore, lui lo vuole come... Cioè, quelle cose là, voi immaginate quelle cose da soap opera e mettetele in un contesto supereroistico e ci avete l'Uomo Ragno. Ed è bellissima, secondo me. Per questo io ho un tremendo rispetto per le soap opera, perché cioè, uno gli ride dietro, però ti fregano, ti si includono, come dicevano nella stagione 4 di Boys. Eri innamorato segretamente di MJ anche qui?
Può essere, sei nello spirito, caga mio cazzo. Quello è lo spirito giusto per l'uomo ragno. Proprio il genere di cosa che, Peter, tu mi hai sempre. Io, Harry, perché parla in questo modo? Poi Harry qua è tutto figaccione. Anzi, era più figaccione nell'altro gioco, qua è più normale. Però per me, parla tutto in questo modo perché è tutto geloso, capito? Madonna, una serpe. Sì, Harry è amici, Peter. amici, e Peter, mi hai rubato poi. la donna, ora ti inculerò. Vabbè, no, allora andiamo avanti. Kraven che sembra comunque lui dalla caccia arriva a New York per dare le Ma cacce ai due sì. Spider-Man. Sembra un'altra scelta abbastanza safe. Forse sembra safe, regà, perché noi Ma per vediamo un me Kraven Venom è tipo dopo che gigante. qualcun altro è già stato Venom. Cioè, Lo tipo sai? che, non so, Harry diventa Venom, Kraven lo ammazza, si prende il simbionte e diventa lui Venom. Per dire. O l'uomo ragno, cose così, Potrebbe insomma. essere una cosa figa, quello potrebbe essere sempre nel Prova. discorso dei twist un qualcosa di figo. Venom è De Rossi, madonna, che bello quel video. Non credo che. Vorrei rivederlo ogni live, però lo Fabio, conoscete. spot. Bellissimo. Però io dico, ecco, Kraven nasce dall'idea che c'è questo Venom così tanto grosso, e quindi tu Sì. dici, oh, Kraven è grosso, Venom è più grosso, è grosso più E grosso, guarda esce che lui. poi non è neanche questa cosa così triviale, perché letteralmente Eddie Brock si allenava, era un bodybuilder praticamente a livello di Sì. fisicità, perché più era grosso lui, più era, cioè la forza sua combinata a quella del simbionte praticamente. Che è un ragionamento che di per sé non ha mai avuto un cazzo di senso, perché l'uomo ragno è abbastanza forte da sollevare 15 tonnellate, quindi di base dovrebbe sempre essere più forte. No? Cioè, però magari la forza del simbionte che ha preso la forza dell'uomo ragno, più la forza di Eddie Brock, che cazzo ne so, forse è lì ancora. Porco, diventa, non lo so, sì, smura i grattacieli, diventa E se, con staffide. Kraven è enorme, è vero, è vero. Beh, no, ma il Frosinone. E a proposito di Peter, e se tutto questo fosse un depistaggio, oppure fosse uno scontro nel finale del gioco, e tutta la prima fase tu assisti alla trasformazione di Peter in Venom, quindi il primo Venom che tu vedi è Peter corrotto dal simbionte? Forse è un po' troppo, non credo che nell'altro gioco abbiano mai fatto cose in cui cioè, nascondere è una cosa, fregare mostrando una roba che non ha per niente a che fare con la No, dinamica del gioco, mi sembra è una presa per il culo bella e buona, fa vedere l'uomo ragno contro Venom e poi l'uomo ragno non sarà mai contro no, Venom, cioè non no, Peter Parker, scusa, sarà no, l'altro uomo non ragno mi hai capito. contro Allora io dico, inizia il gioco, Peter Venom. ottiene Ah, dice subito, all'inizio è Peter proprio Venom e poi dopo lo diventa lui. metà gioco, la boss fight di metà gioco è Peter Venom col simbionte, abbastanza grosso, ma no, Ah sì. grosso, non grosso come questo contro Miles. Contro Sì. Miles che lo stende coi poteri quelli del Venom, questi qua. Ok? Quindi questo scontro, Quindi gli aspetta. Questo elettrici, sì. scontro, diciamo. Il veleno. Poi il Che modo simbionte. infelice di chiamare questi poteri Mamma mia. il Venom. Esatto, il simbionte si stacca da Peter, ok? Perché comunque Però viene. l'elettricità teoricamente non dovrebbe fa male al simbionte. Vabbè, no, Il simbionte fa magari male al Miles. fuoco, Miles fa male al utilizza le fuoco e alle skill. radiazioni. Sì, Miles utilizza le skill. Il simbionte si stacca da Peter, va magari da Kraven, ok? Quindi Sì. vediamo Però anche Kraven, e poi alla fine finisce a Harry. Quindi si ripassa un aspetta, po' mi sa tutti. che nell'ultimate l'elettricità gli fa Ah, male. poi allora si può essere. Comunque dicevo, si fanno questa sorta di passaggio di simbionte, quindi va da Sì, Peter a credo. Kraven, se vogliamo mettere Kraven con il simbionte e fa la citazione, e poi viene preso da Harry alla fine. E quindi questo scontro che tu vedi è magari di fine gioco, quando Peter già ha avuto il simbionte, già ha avuto Venom, ha già avuto un bel paro di chiappette. Sta insieme a Miles e devono affrontare insieme il Venom di Eddie Brock. È una puttanella questo Venom. Solo nel fumetto Ultimate Spider-Man nella fase finale. No, Ultimate Spider-Man nella fase finale, Peter assume le sembianze di Venom. Non proprio, però sono quelli che l'hanno un po' lanciata, insomma, sta cosa. Cioè, era già un'iconografia non così diretta, un po' di trasformazione, ma un'iconografia che avevano già mostrato. Anche pure nel cartone degli anni 90 fanno vedere Peter che si guarda allo specchio e il riflesso diventa per un attimo quello di Venom. Tipo, c'erano quelle cose, insomma. Poi anche in altre robe fanno che Peter, quando si incazza, si trasforma praticamente in un Venom. Ma pure l'ombra del ragno, che è questa storia alternativa dark molto più per adulti dell'uomo ragno scritta da Chip Starsky, e che oltretutto mi fa da copertina di Twitter. C'è una vignetta che mi piace un sacco, che ho messo come copertina su Twitter. E anche lì diventa proprio effettivamente Venom con la bocca e tutto, anche se con un design abbastanza unico. Ma se Ma Peter se Peter perde. perde il simbionte, come faranno a continuare? Come ti faranno continuare a usare nel gioco i poteri del simbionte?
c'ha le zampe, Li queste sostituisci con qua, che queste. sono un po' un surrogato se ci pensi, ma in più secondo me una volta finito il gioco ti dice tipo che cioè, ti fa risbloccare skin perché non credo che Insomniac siano cattivi che ti dicono ti sei divertito con tutti questi simbionte e adesso no e te lo levano. Secondo me ti ridanno la possibilità di usare queste. I re delle Cioè, infatti è un transizioni, po' una lama a doppio taglio perché il simbionte dovrebbe essere un upgrade, dovrebbe essere una cosa in più, dovrebbe darti più forza, più velocità, più tutto. Però se tu lo rendi così, poi vai un po' a punire il giocatore. Perché non, cioè, una volta che ne so, il gioco di Spider-Man 3, finisci Spider-Man 3 e non puoi più giocare col costume nero. Quindi perdi tutta quella parte là ed è un po' triste. Perciò, se appunto vai a punire il giocatore, l'altra opzione, quella che credo Insomniac seguirà, lo rendi esteticamente figo, però alla fine dei giochi un po' superfluo il simbionte, nel senso che le stesse cose che puoi fare col simbionte, magari non con lo stesso stile, le puoi fare col Peter normale ed è solo estetica, sì. insomma, che è un po' una roba triste perché dovresti avere la possibilità di sentirti Dio quando c'è lo stesso simbionte, però vabbè. Non lo so, sì, secondo me le braccia saranno parecchio OP, saranno tanto OP, avranno delle abilità fortissime, L'hai detto, comunque. mentre è apparso Peter con queste braccia, io ho guardato le braccia sue normali, ho detto le braccia saranno P, in effetti è grosso, quindi Sì, è grosso c'ha che il grosso. fisico. Però volevo dire, Sai ah che sì. dissero ai tempi che il fisico, loro hanno provato sia il fisico del giocatore di football, che il fisico di chi fa freerunning, uno era troppo grosso, quel tipo di fisico che Peter ha in questi giochi è da lottatore di MMA, di arti marziali miste, ed è Portacci. perfetto Sì. perché... Il combattimento per come è utilizzato, insomma, cioè ti dà un po' più definito, forse non è molto ammassato, né è molto, cioè né è poco, si può dire, né è più votato alla velocità, insomma, ha un fisico molto scolpito, molto bello da vedere. Oltretutto, fun fact, quando si rompe il costume classico del primo gioco, lui dice, non voglio che si vedano i miei tre peli sul petto. Bellissimo. Se sbloccate la skin dell'uomo ragno in mutande e gli zoomate, si vede che ha letteralmente tre peli sul petto, uno, due, tre. Quindi non era un modo di dire. Palle 2 Vale, è il annuncio. compleanno del Bello, capitano! bella il capitano. Oh, Oggi capitano! magari annunciano che C'è torna Arulo. solo un capitano! Bravo Un Ivan. Luca capitano! dice: nella versione PS2 di Spider-Man 3, se vai in giro per la mappa dopo la storia, recuperi i vari simboli di Spider-Man e se completi riottieni il costume nero. Magari potrebbero farlo, ti Che ridanno. no, quello i collezionabili, queste cose qua dovrebbero tornare un Sì. pochetto. Lascio intanto il Cioè, gameplay che ovviamente va, sì, c'era il collezionabile dello zaino, no? Però una roba, non lo so. Cioè, un conto appunto sono i collezionabili No, non era finesse, però quelli questo. che ti fanno sbloccare proprio direttamente le cose. Vabbè, va detto che gli zaini ti facevano sbloccare la skin del costume pigiama di Spider-Man Homecoming, quindi c'era comunque una cosa, però Avevo letto insomma. una notizia in cui si diceva che il costume si danneggia in base ai danni subiti, come succedeva nei giochi di Amazing. Sì, e poi però ogni Sì, volta è che che finisci. tipo a fine livello ritorna a Sì, posto, tu fai no? lo scontro, il costume si strappa in base a quante ne prendi, e poi quando finisce lo scontro il costume si autoriduce. Vedremo in gioco com'è sta cosa, perché di per sé mi pare un po' una stronzata, nel senso che sembra che, cioè se tu pensi agli altri giochi dove il costume rimaneva integro per tutto il gioco, sembra che c'erano dei costumi di un materiale meno resistente, così se vedi che si rompono in ogni cazzo di missione i costumi e poi dopo sono a posto a fine Ma infatti, ma in missione. teoria potrebbero fare una cosa, tipo basta che vai sull'inventario, cambi il costume e si ripara, cioè senza che te si ripara Ma infatti, sì, cioè, automaticamente. secondo me sarebbe più figo quello, cioè Ma poi, quanto è magari figo? usare dei punti, perché io ho dei punti in Marvel Spider-Man che non ha senso che io abbia perché l'ho finito. Poter riparare il costume utilizzando i punti quando, che ne so, salvi le persone, cioè, completi le missioni Sì. e Ma cose oh, così, Fallout, insomma. uomo di cultura, eh. Come l'avevano fatto negli Arkham, arrivavi a fine gioco tutto distrutto, mi faceva Sì, che impazzire però a quella cosa. me, cioè, ero contentissimo del fatto che Arkham Knight mi Superman. desse la possibilità di giocarlo col costume a posto, perché a una certa de planà col mantello tutto sbrindellato non mannava negli altri giochi e quindi passavo sempre alle altre skin. Sono stato contento di Comunque, Arkham Knight dove devo giocare. questo è Ma io Superman, eh. mi ricordo male, Vale, potrei aver avuto un'allucinazione su questo, però mi pare di aver visto un articolo, non lo so, dove dicevano che nel gioco potevi portare le persone, potevi salvare le persone durante le missioni e portarle all'ambulanza, tipo.
Non mi ricordo. No. Se è così, è la cosa più bella del mondo, È perché è una proprio. roba È importantissima vero. che è, cioè, salvare le persone durante gli scontri è mega figo, è mega Ah, caga mio importante. cazzo dice che l'ha letta, quindi è possibile che l'ha letta Ah, anch'io, ok, allora figo. non me lo sono immaginato. Ma io può essere che l'ho letto prima di crollare, mentre Sì. vado a dormire, perché io scorro le cose quando vado a dormire, i social, cose Questo, così. scusa per Luca, questo è Marvel Spider-Man 2, questi sono 11 minuti Sì. di gameplay che non abbiamo mai visto perché sono usciti nel weekend, ma poca gente l'ha visto in Guarda realtà. stadio. Guarda. E è molto figo, ma c'erano pure le Webwings, cioè lui che volava praticamente era Superman a tutti gli effetti. Infatti l'ho Sì, messo quello perché non mi ricordavo che non l'avevamo aspettavo. visto, tanto lo lasciamo in sottofondo, ne stiamo a parlare piacevole, spero. Sì, è Infatti mega Chanel mi ha figo. finalmente rivelato qual è il cognome di Dotti. Fede, non me lo di. Fede, tu sei No. privilegiato. Fede, tu hai il potere. Hai È la vero. conoscenza. Hai tutto, ma non dirmelo, Fede. Voglio vivere nell'ignoranza. Voglio Ma essere un secondo me comune non sei mortale. pronto. Ah, no, intendo il videogioco di Spider-Man 2, film, con le missioni secondarie dove portavi le persone in ospedale. Ah sì, c'erano, sì, cioè erano tipo qualcuno si era fatto male, ma non era solo Spider-Man 2, anche Ultimate Spider-Man. Però sì, il primo è stato Spider-Man 2, dove qualcuno si faceva male, tu li devi portare là. Però mi pare di aver letto che era durante gli scontri proprio. Cioè che qualcuno si faceva male durante gli scontri, magari i passanti, cose così, e tu potevi aiutarli. Però se sono missioni a parte, anche come Spider-Man 2, ben venga. C'è bisogno di un po' più di missioni, secondo me, in cui aiuti. Infatti le missioni secondarie, in cui aiutavi le persone, che ne so, la ragazza che diceva mio marito si vede con una donna, e Peter dice non faccio quel tipo di cose, mi dispiace, non sono quel tipo di supereroe. Le fa, no, credo che stiano tipo, lo stiano mettendo in mezzo per una rapina, una cosa così. Cioè, quelle robe lì... Che figo questo gameplay. Ma che bello, sì, su che roba. Quelle robe lì sono veramente belle, quindi se fossero più comuni, direi un po' più quelle e meno auto che devi fermare, perché il 90%, oppure peggio, quello che mi stava più sulle palle di tutti, di quelli che puoi trovare, il cercare l'auto, liberare il tizio dall'auto e picchiare i tizi che l'hanno Mamma rapito. mia, Due che palle inaudite, ogni volta la stessa cosa. bello. Questa è la missione preferita di Luigi Parentela. Entrare nei bagni Penso, a me fa pubblici. veramente cagare questo costume tutto di Miles, quello rosa con la felpa. Non mi piace il fatto che non abbia tipo dei pantaloni, cioè che c'ha il Oh, costume sotto la felpa. Giacomo Pistola ha detto che non appena finisce lo sciopero degli attori, SAG-AFTRA, ok, che non è quello dei sceneggiatori, ha pronte delle notizie sul casting di Superman Legacy. Lex Dai! Luthor. Quindi se sbrigassero risolve. Ma io sono sicuro che proprio il giorno in cui noi dovremo fare il primo gameplay di Marvel Spider-Man nel 20, che Esce, sì, succederà? immagini, cazzo. Oddio, ma vabbè, questo Guarda, c'ha proprio le guarda ali. questo, Ma guarda chi? Ma questo. che? Ma che? È Falcon, sì. Questo è Falcon in È The Winter Soldier. un costume, l'ho visto, non mi ricordo di dove era, è un costume di una timeline alternativa in cui lui c'ha tutte robe, c'ha le ali di Falcon Però sì. praticamente. E sai che, no, sai che vuol dire questo? Che Figo. sono personalizzate le Webwings. Sì. Che non è che ce l'hanno, che sono sempre le stesse, in base alla skin sono diverse. Allora, Poi posso non dire so, una magari cosa? saranno tipo quelle di default, spuntano fuori per il Sì. costume della Imi o cose così, Posso dire una italiano. cosa? Sono Però... veramente fighe, sì. Qua ci stanno da Dio. Ci sono proprio delle ali. Veramente fighe. E poi è vero, ci sono i danni da pensate del caduta, fatto che regà. ci saranno i danni da caduta, tutto il bene possibile lo terrò sempre acceso, perché lo trovo molto figo avere questo pericolo, insomma. Il danno da caduta, l'ho detto, è figo perché ti aiuta, secondo me, nel gioco dell'uomo ragno, a diventare skillato, cioè ti fa sentire proprio che effettivamente sai come si va in giro con l'uomo ragno. Se invece non c'è nessun pericolo nella caduta, perché si chiama FC e non Perché la FIFA FIFA gli ha ormai? torti i diritti, vabbè, lunga storia. Ah, ok. Insomma, cioè, secondo me è una roba veramente figa il danno da caduta. Lorenz dice Spider-Man Civil War volume 2, penso questo costume. Ah, ok. Mi piace un botto, sì, cioè, molto più credibili le ali così rispetto a che le ragnatele ascellari. Pure gli artigli, sì, sono le zampe sono personalizzabili, vero impettito. Quelle sono molto fighe. Ah, bello, 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 Secondarie figo. su Mysterio sfrutteranno le sue abilità illusorie. Mi sembra dal trailer si capisce già qualcosa del genere. Cioè il fatto proprio Si vede Peter che mi sembra che tocca tipo una parete e si vede che è un'illusione. Quindi sicuramente lavoreranno tanto sull'abilità di Mysterio. Là mi piacerebbe qualcosa di totalmente alla
Batman Arkham l'abbiamo citato prima con lo spaventapasseri, quindi sì. dei mondi totalmente no sense, bellissimi. E Ah, sì. rapidamente rispondo Ma Vale, tu loro. dovresti, mannaggia la puttana, devi proprio giocare a Spider-Man 2 per PS2. Sì, c'è una sequenza con Mysterio. Lo so. Dove tu entri nel suo appartamento e c'è tutto. Diciamo che ha dei set cinematografici. Tutte cose assurde che non ti sto a dire perché non te le voglio spoilerare perché sono veramente fighe da Vabbè, no vedere e da comment. vivere. Ma lo farà. Sai che Fallout ho ripescato, ho lo scatolone dove ho le mie due PlayStation e ho tirato fuori i miei giochi per la PS, cioè le mie due PlayStation 2 e i giochi della PS2. Io c'ho tutto l'occorrente adesso per fartelo giocare. sì, dormi tranquillo, ho fatto in persona, Lo allora porterò con niente. me quando giocherò con Ha Spider-Man. dei set pazzeschi molto clowneschi. Raga, che cosa state, cosa vi state nascondendo? Ah, Clowneschi. sì, buoni, Ivan, non spoilerare, leggi però. Fede. Dove? La FIFA voleva 1 miliardo dalla EA per continuare a usare il nome e la EA gli ha fatto Marameo perché sono dei tirchi di me. Vabbè, comunque, cioè, Senti, vabbè, se non gli servivano. Tipo, meglio rispondo. Spider-Man 2 o Ultimate Spider-Man? L'estetica Ultimate Spider-Man. E anche le performance, lo stile generale come tutto se lo preferisco, ma come gioco in toto, Spider-Man 2 è ancora oggi uno dei più bei giochi di supereroi che ho mai Pizza time. giocato. Proprio tutta l'esperienza del gioco da supereroe, soffri, bene, soffri. Grazie mille per il follow. Cosa? Cosa? Grazie mille per il follow. Vabbè, Grazie andiamo mille avanti. per il follow, Riccardo. No, Che è? È niente, tipo un sì, è di un lunga cartone. storia. Lore di Twitch, lore Vabbè. incredibile. Che cos'è, ragazzi? Mi spiegate? Vabbè. Niente. Però sì, è proprio ti dà l'idea. Cioè, vivi proprio tutta un'esperienza supereroistica fighissima. Stati bravissimi a riportare quello che hanno potuto riportare del film nel gioco. Chiudete E hanno tutto. espanso tutto in maniera veramente bello. Senti, Mi rispondo piace tantissimo. a Fallout ed Ale sul discorso sciopero degli attori. Fermo restando che mi sa settimana prossima votano anche per lo sciopero degli attori di videogiochi, quindi vediamo che dicono per andare sciopero. Però in Sì. teoria loro, considerando che comunque molti punti in comune delle loro richieste sono simili a quelli dei sceneggiatori, quindi garanzie sull'intelligenza artificiale, e i compensi, più ingaggi, insomma, un pochino migliori, il fatto anche delle assicurazioni mediche sono cose molto simili e potrebbero risolvere prima del previsto quelle degli attori, cioè se le major hanno detto ok studios, vi diamo retta, va benissimo, potrebbero andare subito dopo, quindi si parla addirittura i Big Screen Leaks, che è un iniziatore affidabile, ipotizzava intorno al 15 di ottobre, quindi potrebbero iniziare a trattare già tipo dalla settimana prossima. Ok, ad oggi il sindacato degli attori non ha detto che non sono in contatto, però in teoria hanno chiuso con gli sceneggiatori. Il loro interesse è far ripartire l'industria quanto prima, soprattutto Warner Bros. Che stava facendo la fame. Secondo me sarà un po' più rapido rispetto a questi 160 giorni che ci sono voluti per gli sceneggiatori. Alla fine, i punti in comune sono simili, hanno ceduto su molte cose con gli sceneggiatori, probabilmente andranno incontro anche agli attori. Insomma, si spera, raga. Si spera tantissimo. I videogiochi sì, hanno votato, vero, al 93%, però devono ancora prendere la decisione, mi sembra, perché io ho letto settimana prossima, era vitale per capire se scioperare effettivamente o no. Forse devono andare prima, adesso che hanno scioperato, mi sa che settimana prossima devono andare a parlare con gli sviluppatori, o insomma con le major, i produttori, non so come funziona nel caso dei videogiochi. Andare con le loro richieste e mettersi al tavolo delle trattative. Se loro dicono di no, allora voteranno per lo sciopero. Oppure già prendono questi voti per lo sciopero. Stai dormendo? No, c'ho un mal di testa fortissimo. Vai, resisti un altro pochino. Luca dice: ricorda Dopo ancora che io ho quelli di palle, sono i 20, devo arrivare all'1. la gatta nera in quel videogioco è stata la mia prima crush videoludica. Io, regalo. Mamma mia, ragazzi, la gatta nera in quel gioco. Madonna santa. Poi Ok. va a fare la scena al museo. Cioè, questa te la devo dire. Tu picchi tutti i cattivi durante una rapina al Sì. museo. E poi fanno vedere inquadrature. Dopo che l'hai stesi, sono tutti in pose tipo da quadri. Non so, cioè, cattivo che sai quel quadro con Dio e cazzo è Adamo. Non lo so, vabbè, le due dita che si toccano. Cioè, li trovi tutti quanti Sì. messi come opere d'arte. E c'è Tobey Maguire che fa tipo
Una cosa tipo, non so se è arte, però mi piace. E poi becchi gli attanenti. Dio Che mio bravo. cazzo dice che ha imparato a giocare con una mano sola. Eh Questo è beh, Spider-Man pure. 2, no, The Amazing Spider-Man. È Spider-Man 2 con Tobey Maguire questo. Quello a cui non ho Sì, mai giocato. Ok. Spider-Man 2.